Salve a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Prima prova della nostra corona, della nostra splendida corona Sparco. Ragazzi, già vederla montata è impressionante, è enorme, è il doppio di quella che c'avevamo prima, cioè è pazzesca. Una corona veramente molto grossa, bella da vedere, stupenda, con questi inserti di carbonio, metallo all'anteriore. Questo scamosciato qua, che è una presa con i guanti folle, pazzesca. C'è da dire, ragazzi, non sono comodissimi i pulsanti, alla fin fine si possono raggiungere, però potevano essere messi meglio. Questo è per, vedete, questo è il touch per andare in giro per i menu. I pulsanti uno li deve scoprire un po' mano a mano. Il freno a mano per ora è impostato qua, non è molto comodo, quasi quasi me lo metto qua, ma poi lo faremo successivamente, perché è più comodo, è più vicino. Alla fin fine, quando fai le curve, tocchi. Ci vorrebbe il freno a mano esterno, voi lo sapete, ma ragazzi, per ora ancora lo compriamo. Le palette, devo dire che non mi hanno fatto impazzire, sono molto sincero. Non sono magnetiche, avrei preferito una paletta del cambio magnetica. Però, di base, ragazzi, la corona è spettacolare, bellissima, e ti dà davvero tanta voglia di andarla a provare. Adesso la proveremo anche con un'inquadratura dentro l'auto, proprio per sentirci immersi in quello che facciamo. Però prima di partire vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se vi piacciono i miei video. Seguitemi sui miei social, c'è la raccolta fondi per la beneficenza Super Curry's and Friends, trovate il link di PayPal in descrizione, scrivendo donazione e beneficenza, e c'è il sostegno al mio canale. Potete abbonarvi oppure fare una donazione allo stesso link di PayPal scrivendo donazione canale. Allora, ragazzi, andiamo a vedere, quindi. Anche io non mi ricordo i pulsanti. Andiamo a fare una prova speciale a Monte Carlo di quelle che facciamo noi. I tasti sono molto molto secchi nell'essere premuti, e la cosa non mi dispiace affatto, anzi. Allora, andiamo a prendere una bella URC. La prendiamo, la nostra Toyota Yaris personalizzata. È enorme sto sterzo, ragazzi, guardate la mano mia che è gigantesca, è enorme. Cioè, non me l'aspettavo così grossa. Partiamo, dai, andiamo a vedere. Se anche comodo da utilizzare, pazzesco. Inizia con destra 4, sinistra 5, buona fortuna. 5, 4, vai. 3, 2, 1, via, destra 4 e sinistra 5, rallenta, 30, tornante destro, 30, sinistra 3, tieni. E destra 3 e sinistra 3, lunga lunga, 30. Ah, raga, c'ha un grip pazzesco. Destra 4 corta. In sinistra molto 5, comodo. Destra 5 e sinistra 5 corta, 80. Sinistra 3 e destra 5 chiude. In accenno sinistra. Pazzesco, ragazzi. Destra 4 media 50. Sinistra 4 tieni. In destra 4 corta e sinistra 2 e destra 4 chiusura media. E sinistra 6, 40, sinistra 3, chiude, in destra 1 corta e accenno sinistra, in destra 4, 50. Ritarda tornante sinistro. 60, sinistra 5 corta, 80. Destra 6 brusca, rallenta. Dai, ho regolato il freno a mano dove mi serve. E sinistra 5, 90. Dosso. Ma ragazzi, pazzesco. Sinistra 4, media 180. Destra 5 corta, 80. Destra 3 corta, 240. Pazzesco, ma anche il cambio. Destra nonostante 6, un cambio che sinistra 300. Nonostante un cambio che c'ha dei problemi perché non ha le palette magnetiche, è molto secco. 1, media. E accenno sinistra. 2 lunga 90 sinistra 5 non tagliare. Mamma mia, 5, ragazzi, è pazzesco. 120. C'è un controllo frena, molto più diretto dell'auto. Dosso, in destra 4 corta 80, destra 5 corta 90, sinistra 6 è 10, pazzesco. E stai a destra su dosso 70, dosso in accenno sinistra non tagliare e destra 6 corta 100, accenno sinistra su dosso 90. Frena, accenno sinistra, 60, destra 5, 30, sinistra 3, media, e dosso lungo, 40. Pazzesco, ragazzi, ritarda, pazzesco. Destra 5, media, rallenta, 120.
è di un grip assoluto. Sinistra 3 all'incrocio, 30, destra 5, 210. Mamma mia, pazzesco. Sinistra 6. Ragazzi, è un alto livello. 50. Accenno sinistra, 80. Accenno sinistra, lunga lunga, rallenta, 120. Destra 3, nascosta. E sinistra 6, in destra 3, chiude, 370. È un alto livello, ragazzi. Sembra veramente di fare un altro gioco. Apre lunga, 80. Proprio la forma del volante ti permette di avere più grip sull'auto. Rallenta, 70, sinistra 6 e destra 5 corta, 70, destra 6 brusca, 30, accenno sinistra, 100. Sinistra 6, 70, sinistra 5, lascia, 60. Rallenta, destra 6, in sinistra 6, non tagliare, sul dosso, 50, destra 4 corta, 40, destra 6, 40, destra 6, non tagliare, 50, sinistra 3, chiusura media, 40, al bivio sinistra 3, media, dopo incrocio, 50. Su arrivo, accenno destra, all'arrivo. Pazzesco, ragazzi. Ok, il tempo è di 3 minuti, 55,6. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, perché si ribilancia tutta la guida. Con quell'altro volante non lo so, ma ti senti più stabile. Con questo ti senti molto più stabile in quello che stai facendo. Ma non so spiegarvelo. I movimenti sono molto più leggeri, come vedete. Senti tutto molto più bilanciato. C'è qualcosa di incredibile. Cioè, veramente un volante bilanciato per il WRC. Ora ci facciamo una prova. Ma ce la facciamo su terra con Pacifico. Qua non si capisce niente. Scandia. No. Facciamoci il rally di Finlandia che si è appena corso, ma giusto per farvi vedere un po' come va anche su terra. Ma ragazzi, è un bilanciamento assolutamente mostruoso. Prendiamo una vecchia WRC, dai. È un bilanciamento assolutamente mostruoso. Cioè, ragazzi, vi sentite più comodi, più sicuri in quello che fate, ma soprattutto sentite proprio di avere in pugno la macchina. Con l'altro volante non era così con l'altra corona. Prendiamo pure qua, sto giocando con la telecamera interna che non ho usato più io. 140, tornante sinistro apre, buona fortuna. Mamma mia, raga, pazzesco. 5, 4, 3, 2, 1, via, 140. Al bivio tornante sinistro apre, 30, accenno sinistra, 50. Stai a sinistra sul dosso, 120. Pazzesco, raga. Stai a destra sul dosso, 300. Stai a destra sul dosso, 40. Destra 3, 100. Destra 6, 80. Mamma mia, raga. Sinistra 5, chiude sul dosso. In destra 5, rallenta, 60. Al bivio, inversione sinistra. In accenno destra, 70. Qua un gran peccato non avere il freno a mano. Alla casa, in sinistra sul dosso, 50. Destra 5, media, in un avvallamento, 40. Sinistra 1, corta, 100. Accenno destra sul dosso, 30. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Sinistra 6, chiude 3, apre media, sul dosso, 40. Destra 3, media, e dosso lungo, 100. Destra 5 brusca, in sinistra 4 corta, su dosso 120. Destra 6 chiude, sul salto 50. Sinistra 5 corta, su dosso 120. Dai, ste cazzo di laggate. All'incrocio 50. Sinistra 3 media, attraverso incrocio 500. Pazzesco, ragazzi. Mi sento con pieno controllo dell'auto come non mi sono mai sentito su questo gioco. 5, apre, 70. Accenno sinistra sul dosso. Ora sì che si può giocare con i rally e godere. Sinistra 6 sul dosso, 80. Salto grande, frena, 80. Sinistra 3, 30. Destra 6.
e Albini osserva a destra in un ponte. In accenno sinistra, 200, rallenta. Albini secca a destra, 140. La frenatura, il freno a mano, che è così a pulsante, non, a destra, su dosso, non 70, serve a niente. Destra 6, su dosso piccolo, 120. Accenno destra, in un dosso, rallenta, 70, nascosta. Sinistra 2, media, apre. Accenno sinistra, molto lunga, su dosso, chiude. Sinistra 5, corta, 40, destra 3, media, 30. Sinistra 6, su dosso. In pazzesca, destra 6, 50. Accenno sinistra, in un dosso. In destra 6, rallenta, in sinistra 4, attraverso incrocio. E sinistra 5, su dosso, 70. Sinistra 6, 60. Destra 4 su dosso, apre, 100. Stai a sinistra su salto. No, cazzo, 50. Guarda qua, guarda come l'ho tenuto. Cioè, vedete, destra anche 6, le manovre estreme ti riescono facile, perché è come se tu avessi più controllo. 90, salto, all'arrivo. Ok, tempo di 3 minuti, 31. Ragazzi, 31. È pazzesco. È pazzesco, migliora la guida perché è molto più bilanciato di un altro volante. Hai il controllo di quello che fai al 100% ed è follia. Cioè, il grip che ti dà e la sensazione, il bilanciamento che ti dà nel guidare una macchina è incredibile. Non esiste con altri volanti che io ho provato. Io ho giocato col T150 che è una corona, col T300 che è un'altra corona, con l'Ori Apex che è un'altra corona ancora. È pazzesco perché è talmente bilanciato, grosso, c'ha un grip buono, ma è come quando ho preso la corona della 488 GT3 che vi dissi, ragazzi, per correre in pista con le GT3 è diversa rispetto all'SF1000, è più predisposto. Questo è uguale. Qua per giocare con i rally, ragazzi, con sta corona è perfetta, perché vi sentite proprio immersi in quello che state facendo e avete proprio una corona bilanciata che vede proprio quando la macchina parte all'improvviso la riesce a tenere, incredibile. Cioè, non so spiegarvelo, ma è sicuramente qualcosa che un appassionato di rally non può non avere. Quindi questa è la prima prova, dopo sul canale Supercore Streaming facciamo una nuova puntata della carriera di WRC 23 che io ho aspettato per farlo, proprio perché aspettavo la corona. Faremo casomai l'inquadratura da dentro, ditemi se preferite quella da dentro o quella da fuori. Da dentro un po' più immersiva e ragazzi, sono scioccato, è pazzesco. Ciao, guaglio. Wow!